Cominciamo, va bene? Buonasera. Buonasera, finalmente la voce dei libri in presenza in questa stupenda sala che spero tutti voi la conosciate, ma chi non la conoscesse, questa è la più bella sala della voce dei libri in Italia. Qualcuno ha detto anche in Europa. Accontentiamoci dell'Italia. La voce dei libri nasce da un libro di Ezio Raimondi, pubblicato dal Mulino, La voce dei libri, che abbiamo dato in omaggio per molte serate, ma poi adesso l'abbiamo finito. E Raimondi diceva che mi resi conto che il rapporto con la cultura è sempre un rapporto col nuovo che ci permette di conoscere e nello stesso tempo di imparare ad accettare i nostri limiti e a combatterli. È proprio vero, molto vero. Questa sera abbiamo la grande felicità e l'onore di avere Paolo Nori. Sanguina ancora, un applauso, brava, bravissimo. Ed è la prima volta che lo fa in presenza, perché lui ha fatto molte presentazioni, ma tutte online. Con lui abbiamo due personaggi di grande prestigio, Nicola Borghesi, Alberto Rollo, non dico chi sono, ma vale la pena applaudirli perché l'autore, insomma, sono adeguati alla grandezza dell'autore, va bene così? Sì, va bene. Allora, questa iniziativa è organizzata dal Comune di Bologna e dall'Istituzione Biblioteche con il supporto finanziario per la struttura di questa sala della COP Alleanza 3.0 e il tutto con anche il finanziamento logistico della BPER, questa banca che vedete, e il patrocinio anche del Centro del Libro e la Lettura, perché è un'iniziativa che rientra nella sfera della diffusione della conoscenza dei libri. Allora, è bellissimo avere Paolo Nori, che io conosco da anni, e tutti i libri, da quando io faccio il libraio, li abbiamo sempre prenotati nelle librerie dove io lavoro. Quindi c'è una simbiosi totale. E vi assicuro che chi non lo conoscesse, ma presumo che chi è venuto stasera abbia sicuramente tutti gli elementi per dare il valore, ma a me piace molto perché i libri, quando si va in libreria, si sfogliano le prime pagine e si legge anche delle frasi. E questa è bellissima. Si chiama il Sanguina ancora, dice: che senso ha? E dice: ma che senso ha oggi, nel 2021, leggere Dostoevskij? Perché una persona di 20, 30, 40 anni, di 70 anni dovrebbe mettersi oggi a leggere o a rileggere Dostoevskij? Ecco, domanda che non mi mette minimamente in imbarazzo. La mia risposta è: non lo so. E lui è così. Quando parla, e ogni presentazione, è un divertimento. Adesso che hanno tutti i mezzi per registrarlo, ce lo risentiamo anche dopo, ed è divertentissimo. E il libro credo che questa sera, con i due presentatori di grande livello, come ho detto, ci porterà a capire meglio e anche aver voglia di comprarlo e farlo firmare dall'autore, che ha già ristampato diverse volte. Quindi vuol dire che il mercato ti accetta, ti condivide. Si chiama Paolo Nori, Sanguina ancora, L'incredibile vita di Dostoevskij, pubblicato da Mondadori. Io non faccio perdere più tempo, siamo curiosissimi di sentirvi. Grazie. Apro come lettore, come amico, come editore di questo libro e come un signore che è stato a fianco di Paolo Nori per tanti anni e in tante occasioni diverse. Questa è un'occasione un po' speciale, la faccio breve, perché sennò è un'occasione un po' speciale e devo fare un briciolo di autobiografia, perché tre anni fa, eravamo a Mosca, tutte e due, e sapevo che Paolo Nori aveva in mente di scrivere questo romanzo, ma in quell'occasione, in una sera bella, i monumenti illuminati, la strada deserta,
Paolo ha cominciato a parlarmi di come vedeva questa avventura che di lì a poco avrebbe cominciato. E se lo ricorda anche lui e mi cita nei ringraziamenti questo momento che fu effettivamente molto emozionante. Emozionante come sempre è emozionante il momento surgivo di qualcosa. Allora lì era un momento surgivo. Io mi dicevo, fra me e me, dicevo, ma com'è che si mette, ma mi vuol raccontare Dostoevskij, la vita di Dostoevskij, i libri di Dostoevskij, le sue avventure, la sua, che cosa mi racconterà? Ma mentre mi facevo queste domande, lui implicitamente rispondeva quasi con la stessa voce che poi chi lo ha letto e lo leggerà troverà dentro Sanguina ancora. Cioè una voce fortissimamente chiamata da un'opera, dalle opere, da una vita, dalla vita di uno scrittore russo dell'Ottocento che è rimasto indiscutibilmente un nostro feroce contemporaneo, di passioni, di tagli prospettici interiori e non. Allora, è brutto, ma siamo nel 2000 e coso. E coso. E giusto stamattina ho ricevuto un messaggio di un signore che non citerò, mi dice, volevo solo dirti, quando uno dice volevo solo dirti, ti devi mettere sull'attenti, e io mi sono messo sull'attenti, volevo solo dirti che ieri sera ho finito di leggere il libro di Nori, Sanguina ancora, ed è proprio un libro bellissimo, complimenti a me, a lui. È uno di quei libri, poi sì, non era contento e quindi ha scritto un altro messaggio, come succede in WhatsApp, è uno di quei libri che apre ad altri libri e fa venire voglia di leggere ancora, ancora, ancora e di scoprire e non fare altro. Beh, io credo che sia una maniera buona per cominciare a parlare di Sanguina ancora, forse passando la parola a Nicola o direttamente a Nicola, te. Nicola, benissimo. Ciao, adesso funziona. No, io voglio dire cosa è servito a me questo libro. Io faccio il regista, l'attore di teatro e uno dei sentimenti che mi abitano di più in generale la soggezione. Cioè quando tu, no, soprattutto nei confronti di cose come Dostoevskij, se io dico Dostoevskij la prima immagine che mi viene in mente è una certa soggezione. Sanguina ancora è questa sorta di appassionato corpo a corpo proprio con la vita di Dostoevskij. E di fianco alla vita di Dostoevskij c'è la vita di Paolo. E ogni tanto, io nella vita di Paolo ogni tanto ci sono, quindi a un certo punto del libro vengo fuori anch'io, e quando in un libro sulla vita di Dostoevskij sono venuto fuori anch'io mi è venuto una specie di cortocircuito che mi ha fatto pensare che la soggezione è un sentimento che nell'arte non aiuta e che per fare l'arte c'è bisogno in qualche modo di superare questa soggezione e pensare che Dostoevskij era anche lui una persona, era un essere umano, lo dice poi Tolstoj, che Paolo cita nel libro, che bisogna andare a cercare l'umanità, se scavi sotto tutta quell'umanità trovi qualcosa di comune a tutte le persone. Ecco, forse questo libro è anche un tentativo di dire che Dostoevskij era uno come noi, cioè che c'entra con noi, perché le sue giornate, le sue sfighe, le sue delusioni d'amore, le sue compulsioni, che impressione mi ha fatto vedere questo Dostoevskij che non riesce
a smettere di giocare, come in quel libro Il giocatore, che avevo letto ma non sapevo che era veramente la vita di Dostoevskij. E ho pensato, vedi, c'entro anch'io, non solo perché a un certo punto compaio in questo libro, ma perché io sono uno che ha una vita, una quotidianità, e anche Dostoevskij ce l'ha avuta, e anche questo uomo che l'ama tanto, Dostoevskij, ha una vita anche lui. E Paolo a un certo punto del libro dice di questa signora, una presentazione, che lui parlava di cose autobiografiche, sulla signora dice, ma a me cosa me ne frega, e se ne va. E Paolo, anche lì non ha una risposta, dice, non lo so cosa gliene deve fregare, signora. E a me me ne frega. E il motivo, vorrei dire a quella signora, che oggi non è qua e se ci fosse se ne sarebbe forse già andata, perché abbiamo tutti detto delle cose personali, la risposta è questa, per, come dice Paolo in uno spettacolo che facciamo insieme, perché la vita di Paolo di fianco a quella di Dostoevskij è in qualche modo come se togliesse l'involucro della soggezione da Dostoevskij, e ci permettesse di guardarlo più da vicino, come se fosse... non tanto un amico, ma quanto una persona che esiste, e farci provare quella delusione che prova Tolstoj quando Dostoevskij muore e dice, cazzo, non l'ho mai incontrato e non lo incontrerò mai. Ed ecco, è un libro che ti fa venire il dispiacere di non incontrare Dostoevskij, mentre invece io ho avuto la fortuna di incontrare Paolo. Io mi sento proprio un privilegiato a essere presentato a questi due signori qua, con queste due presentazioni, in questo posto meraviglioso, dove, che è il posto migliore per ricominciare a fare le presentazioni in presenza. Presentazioni in presenza sembra uno scherzo, no? Sembra una tautologia per forza. Se sono presentazioni, sono per forza in presenza. Eppure noi veniamo da un momento che è stato quello lì, uno scherzo, ecco, probabilmente, nel quale siamo ancora dentro. E presentare il libro qua, io di questo posto qua ho la tessera numero 54, cioè io sono venuto qua il primo giorno che mi ricordo la fila lì a fare la tessera, e mi ricordo che c'erano dei signori che a me sembravano, è successo una 20 anni fa forse, e c'erano dei signori che avevano che io allora, che avevo 20 anni in meno, vedevo come anziani, e probabilmente avevano poco più dell'età che ho io adesso, che avevano in mano dei CD e dicevano, ma sono gratis, cioè gli sembrava stranissimo che dessero a noleggio anche i CD musicali. Questo è un posto, quando mi succede di accompagnare a Bologna delle persone che la vedono per la prima volta, e sono prevalentemente dei russi, quando succede a me, io ho uno dei primi posti, perché questa come biblioteca, no? Aveva ragione Romano, è veramente uno dei posti più belli che mi sia capitato di incontrare. Io di biblioteca un po' ne ho viste, è seconda solo alla biblioteca Lenin di Mosca, per me, che c'ha un po' di un'altra, insomma, statura, ecco, però. E, no, sono allora le cose che hanno detto. Questa cosa dell'autobiografia, no? del fatto che Dostoevskij c'entri con noi, per me è una ci pensavo intanto che lo dicevate, no? È una questione che non si pone proprio, perché ci sono, il titolo di questo romanzo, il titolo appunto Sanguina ancora, dipende dal primo libro russo che io abbia. Io sono laureato in russo, traduco dal russo, il primo a chiedermi di tradurre dei classici dal russo è quel signore qua, in un teatro di Milano qualche anno fa, e io gli ho fatto una lista di 10 classici e lui ha scelto Un eroe dei nostri tempi di Lermontov, che poi è stata la prima traduzione dell'Ottocento che ho fatto, e insegno traduzione del russo all'università, e questa roba qua nasce da un giorno che io avevo 15 anni, che nella mia casa, nella nostra casa di campagna, ho trovato un libro di mio nonno, un romanzo che si intitolava Delitto e Castigo. Ho cominciato a leggerlo e a un certo punto, quando mi sono accorto di cosa succedeva al protagonista Raskolnikov, cioè Raskolnikov a un certo punto si chiede, ma io
sono come un insetto o sono come Napoleone? E quella domanda lì, io quindicenne me la sono rivolta a me stesso, mi sono chiesto, e io sono come un insetto o sono come Napoleone? E ho avuto nettissima l'impressione che quel libro lì, che era stato scritto 112 anni prima, a 3.000 chilometri di distanza, avesse aperto dentro di me una ferita che non avrebbe smesso tanto presto di sanguinare. Sanguina ancora. Avevo ragione, quella ferita lì sanguina ancora. E quella lì è stata un po' la causa del fatto che poi... Io quel libro lì non l'ho riletto per 40 anni perché avevo paura. Ho paura che non mi piacesse come mi era piaciuto quella prima lettura. E l'ho riletto per riscrivere questo libro. Qui mi sbagliavo perché mi è piaciuto ancora di più. C'erano un sacco di cose che non mi ricordavo e quello lì, Delitto e Castigo, per me è un libro straordinario. Quindi il mio legame con la letteratura russa e con Dostoevskij in particolare dipende proprio dal fatto che di questa capacità che ha di entrare nella mia vita, no? Da quando avevo 15 anni. E noi in quarta di copertina abbiamo scelto di mettere una frase da un altro degli straordinari libri di Dostoevskij, l'unico che ho avuto la fortuna di tradurre, che è Memorie sottosuolo, e c'è una frase, l'uomo del sottosuolo, che dice: io sono poi da solo e loro sono tutti. E io ancora, questa cosa è successa che avevo quasi 20 anni probabilmente, mi ricordo perfettamente il momento in cui ho letto per la prima volta questa frase e io mi sono sentito plagiato, mi sono arrabbiato, ho detto: non sei mica te, sono io che sono da solo mentre gli altri sono tutti. E quando stavo lavorando a questo libro, ho chiesto a mia figlia, che ha 16 anni, se lei non ha mai pensato a questa cosa qua. E lei mi ha detto di sì. E la nostra redattrice, dico nostra, mia e di Alberto, cioè nel senso che ha lavorato con noi a questo libro qua, si chiama Alessandra Mascaretti, quando ha trovato questa frase nel libro, l'ha chiesto ai suoi due figli. Lei ha due figli, uno ha 14 e l'altra la ragazza ha 17 anni, e loro due ne hanno detto che tutte e due avevano pensato che loro erano da soli e gli altri, tutti gli altri. Allora, questo signore qua è stato capace di scrivere 130 anni fa, a 3.000 chilometri da qua, delle cose nelle quali tre ragazzi nati in Italia nel XXI secolo, sono cose che hanno pensato e che non hanno il coraggio di... che non hanno, come io non l'avevo, il coraggio di confessare a nessuno. E lui qua riesce a spiattellarcele così, con una lingua semplicissima, senza nessuna pretesa a una prosa alta, ma è ancora più forte per quello. Allora, secondo me ha ragione Rosanov, uno dei critici che sono citati in questo romanzo, quando dice che in Dostoevskij noi siamo tutti, come dire, accecati, anche affascinati dalle idee che ci sono nei romanzi di Dostoevskij, no? Il mondo lo salverà la bellezza, oppure se Dio non c'è tutto è permesso, fanno tremare i polsi. Rosanov dice che nei romanzi di Dostoevskij non sono importanti le idee. Con le idee si può anche non essere d'accordo. Dostoevskij è molto credente, è molto ortodosso, è molto anticattolico. Io non sono credente, ma mi piacciono lo stesso da sgarbati, come diciamo a Parma, i romanzi di Dostoevskij. Perché la cosa importante, secondo me ha ragione Rosanov, la cosa importante non sono le idee, la cosa importante è il tono. Cioè Dostoevskij, secondo Rosanov, riesce a scrivere con un tono che cancella la distanza tra l'autore e il lettore. Cioè non è una scelta particolarmente bizzarra quella di collegare la biografia di Cristo. Cioè, perché credo che questa cosa qua, che è successa a me, succeda a tutti i lettori di Dostoevskij che non prendono paura, che non sono in soggezione, che non lo leggono come se fosse Zarathustra. No, non è Zarathustra, è anche lui, dico l'ultima cosa poi, la prima, perché Dostoevskij non è una statua, non è uno nel è uno che viaggia nella sua vita. La cosa incredibile è che uno,
mi viene da usare una parola, ma la dico dopo. La prima cosa che fa, lui è un ingegnere navale, però ha la passione della letteratura, e con suo fratello Mikhail, che è il suo più grande amico, una relazione bellissima quella con suo fratello, decidono di, vogliono fare una specie di casa editrice, no? E decidono di mettersi a tradurre dei libri. E Dostoevskij ne traduce uno, La Dernière al Dîner, di George Sand, no? Che era uscito nel 1838 in Belgio. Siamo nel 1844 a San Pietroburgo, lui la traduce, pensate al lavoro che ci vuole a tradurre un romanzo, no? Il primo romanzo che traduce dal francese al russo. C'è una lettera, dopo che l'ha finita di tradurre, c'è una lettera che lui scrive a suo fratello e gli dice: sai cosa? Mi sono accorto di una cosa poco simpatica, il romanzo che ho tradotto è già stato tradotto in russo. Questo è il suo esordio nella letteratura ed è uno sfigato, come noi, come me. Cioè non è un supereroe, non è una, è anche un grande, ma è anche un piccolo, è anche uno che ne sbaglia tantissime, e questa cosa qua lo rende così simile, mi viene da pensare, a come siamo noi. Però di fatto poi questo sanguina ancora dice che cosa, come ha vissuto Fyodor Dostoevskij. Lo dice questo lì. Lo dice in una maniera che per chi conosce Paolo Mori lo sa già un po' prima. Dice in una maniera sguincia, mi piace questo aggettivo, sguincia perché gli permette all'autore, cioè Paolo Nori, di entrare in quella vita, di trovarsi in mezzo a quella vita e improvvisamente di rendersi conto che la sua è importante. Dice: se io posso parlare con, di, per Dostoevskij, vuol dire che posso dire anche un mio dolore che in questo momento mi sta attraversando la mia esistenza, e così fa e la racconta. Quindi, dato che adesso si fa un gran parlare di autofiction, autobiografia, che è una questione noiosissima e che infatti chiudiamo solo qui, l'aspetto molto importante che traduco in domanda è: come sei venuto ordinando dentro di te gli episodi che ti sembravano significativi per poter dire quel signore chi era? Ma io comincio a parlare, parlo di Dostoevskij scrittore, e in particolare di Dostoevskij a San Pietroburgo, e non parlo tantissimo degli anni, lui è stato condannato a morte e poi per 10 anni la condanna è stata commutata in 4 anni di carcere e 10 anni come soldato semplice di esilio a Semipalatinsk, e io quegli anni lì che lui non scrive non li racconto tanto, come non racconto l'infanzia. Io racconto da Dostoevskij scrittore e mi è venuto spontaneo, non so neanche bene perché, io ho un ordine molto disordinato quando lavoro, cioè io lavoro così, insomma, non so neanche trovare un aggettivo che definisca il mio modo di lavorare, perché se avessi idea di come, io per esempio quando leggo ad alta voce poi non mi risento mai, perché poi quando parlo in pubblico, perché poi ho paura che mi imiterei la volta dopo, no? E quindi non preferisco non sapere bene cosa faccio, ecco. E la stessa cosa quando scrivo, preferisco non sapere bene. Però per me era evidente che io dovevo cominciare nel momento in cui Dostoevskij diventa Dostoevskij, cioè è il momento in cui lui ha scritto, dopo questa esperienza di aver fallito come traduttore, lui scrive senza dirlo a nessuno, scrive un romanzo, lo legge un suo amico che si chiama Grigorovic, che abita con lui, gli piace moltissimo, e lo
lo prende e lo legge a un critico, a un poeta celebre dell'epoca, giovane anche lui, alla stessa età di Dostoevskij, che all'epoca ha 23 anni, glielo legge di notte, anzi gli dice, te ne leggo, leggiamone 10 pagine, vediamo come ti sembra. Dopo le 10 pagine Nekrasov gli dice, no vai avanti, e lo leggono tutto, finiscono alle 4 del mattino, in lacrime. Alle 4 del mattino Grigorov dice andiamo da Dostoevskij, vanno da, a casa di questo che non era, che era appena tornato, era stato da un suo amico a leggere Gogol, cioè questi sono dei ragazzi di 20 anni, no? E lì insomma, ha passato la notte a leggere Gogol, a San Pietroburgo alle 4 del mattino, siamo a fine maggio, sono le notti bianche, questi qua sente bussare, entrano questi qua, l'abbracciano e gli dico te hai scritto una cosa bellissima, e Nekrasov dice domani lo porto a Bielinski. Bielinski è il critico più celebre di tutta, il giornalista più celebre, l'uomo, uno degli uomini più celebri della Russia. Il giorno dopo Nekrasov va da Bielinski, gli dà sto manoscritto e dice c'è il nuovo Gogol. Gogol era lo scrittore più celebre della Russia. Bielinski dice, da te i nuovi Gogol crescono come funghi, ce n'hai uno alla settimana, comunque lascialo lì. Legge sto romanzo, la volta dopo che vede Bielinski dice, portami questo qua, glielo porta e Dostoevskij va in questa casa, sulla prospettiva Nevsky, angolo Fantanka, e Gogol gli, e Bielinski gli dice, lei è meglio di Gogol, lei è andato oltre, io non so come ha fatto, che ha solo 23 anni, ma lei è andato oltre, lei ha capito delle cose che noi non riusciamo, ci ha raccontato delle cose che noi critici non riusciamo, lei con la sua arte ha fatto una cosa straordinaria. C'è un ricordo di Dostoevskij di quel momento lì, lui dice io sono sceso da quella casa lì, sono stato sul marciapiede, è un posto che c'è ancora, no? Possiamo andare anche noi a San Pietroburgo in quel posto lì. C'era la gente che passava, c'era l'acqua nella fontanca, c'era il cielo, erano uguali a prima, ma era tutto diverso. E mi sono chiesto, ma davvero sono così grande? Ecco, questo è il momento bene o male da cui comincio. E poi ci sono alcuni episodi della vita di Dostoevskij che credo non si possano non... Io non li ho raccontati tutti perché, come diceva Nicola, Dostoevskij fa un po' soggezioni. Io non volevo fare un libro di 900 pagine, perché avrebbe aggiunto soggezione alla soggezione. No? Quindi ne ho presi 4-5. No? E il secondo è La condanna a morte. Adesso non li dico tutti, ma Dostoevskij è un signore che è stato condannato a morte e che lo può raccontare. Credo che siano pochissimi, no? Quelli che... Ed è incredibile il modo in cui lui racconta, ed è incredibile anche il modo in cui perché è stato condannato a morte insieme a degli altri. Cioè, nel libro c'è anche il resoconto di un altro paragonato col suo, cioè ci sono, e poi l'altra fase, un'altra delle cose che mi sembrava impossibile non raccontare è quando con la seconda moglie lui va nei casinò del nord Europa e comincia a giocare e si gioca tutto e si perde tutto e perde le fedi nuziali e c'è questa ragazza che ha 20 anni, che ha 25 anni meno di lui, che è incinta che è lei a fare forza a lui. Anna Grigorievna, nata Snitkina, è diventata Dostoevskij, secondo me, per me è uno dei protagonisti di questo romanzo, per me è un personaggio fantastico e l'amore che ha per Dostoevskij nonostante tutto, nonostante quello che gli combina quel disgraziato, perché è un disgraziato Dostoevskij in buona parte della sua attività mondana, diciamo, no? Al di là di, anche grazie probabilmente a quella roba lì poi riesce a scrivere quello che scrive, no? Questa signora qua è davvero, e quello lì è un altro momento, ma poi poi cioè, il suo discorso su Pushkin, cioè, che riguarda la fine della sua vita, che è un, quelli che hanno, lui nel 1880, un anno prima di morire, fa un discorso su Pushkin, che è il fondatore della letteratura russa, in occasione hanno fatto un monumento a Mosca, che c'è ancora, anche un monumento lì, lui nel Club dei Nobili Moscoviti fa un discorso che la gente, il discorso finisce con un momento di silenzio, poi scoppiano degli applausi, che dice un testimone oculare, quelle mura lì non avevano mai sentito. C'è la gente, sembra un concerto dei Beatles, c'è la gente che sviene dopo sto discorso di Dostoevskij, che è il suo più grande successo. Lui scrive
a sua moglie, che era a San Pietroburgo, e dice: tu non puoi credere, tutti i miei successi di Pietroburgo non valgono un centesimo di quello che è successo qua. E vedere che dopo tante disgrazie, no? Dopo tante, quei due lì, quella coppia lì, quell'uomo lì e quella donna lì hanno trovato un po' di pace, e secondo me, io ed è una pace che, io sono stato diverse volte a Pietroburgo, al museo Dostoevskij, che è nell'ultima casa dove hanno abitato loro. Se vi capita di andare a Pietroburgo, come dico nel libro, in quella casa lì, sembra di sentirla un po', dopo una vita disgraziata, diciamo così, da tanti punti di vista, il fatto che lui alla fine sia riuscito a trovare una forma, una famiglia dove... quella roba lì secondo me non, mi viene da dire da ignorante che è giusto, cioè, c'è una giustizia, ecco, se l'è meritata, ecco, mi viene da dire quella roba lì. A me, leggendo questo libro, mi sono venute delle domande che avrei voluto fare a Paolo, infatti adesso te ne faccio una che è un po' doppia. Un esercizio che un po' viene, è un esercizio naturalmente, ma confesso questa mia megalomania, quando leggi questo libro, se nella vita fai insomma, l'artista, ma ti occupi di creare delle cose, nel mio caso di spettacoli, un esercizio che ti viene da fare è dire: ok, questa è la vita di Dostoevskij, quanto assomiglia alla mia, quanto è diversa, che è anche un po' l'esercizio che fa Paolo in tutto il libro, e le differenze sono molte. Racconto anch'io un piccolo fatto personale. Qualche settimana fa stavo a Roma e mi è capitato di andare a cena con delle persone famose, e io ero in soggezione naturalmente, e una ragazza che è famosa, a un certo punto della cena ha detto: io non avevo proferito parola per tutta la cena, ero stato lì zitto. A un certo punto lei ha detto: ah, ma a me stanno sulle palle questi intellettuali che si crogiolano nel loro dolore, non è vero che l'arte nasce dal dolore, anzi il dolore non ha niente a che vedere con l'arte. Io che ero stato zitto tutta la sera ho detto: scusa, però non sono molto d'accordo. E eravamo in una stanza con molti libri e un altro che mi ha dato manforte ha detto: guarda, questi libri, c'erano anche molti libri di Paolo Nori in quella libreria, nascono tutti più o meno da quella cosa lì. E lei si è arrabbiata moltissimo e mi ha insultato molto a lungo. Tutti hanno cominciato a litigare con tutti, è un tema evidentemente forte. E io qualche giorno dopo le ho mandato una foto di alcune pagine che stanno all'inizio del libro di Paolo, e mi è venuto da pensare: chissà, però io questo non lo so, me lo devi dire tu, chissà, forse i russi del tempo in cui scriveva Dostoevskij avevano un rapporto diverso con la sofferenza. Cioè forse, noi siamo in un tempo in cui non abbiamo molta voglia di soffrire, no? Quella cosa che dici tu, che bisogna sempre rispondere: come stai? Benissimo. No? Forse Dostoevskij ha potuto diventare Dostoevskij anche perché si rivolgeva a una platea di persone che forse un po' di rapporto in più con la sofferenza ce l'avevano. Quindi la prima domanda che ti volevo fare era questa, e l'altra, che chissà se c'entra, è questo. C'è un momento di questo libro che sempre per un artista che lo legge sembra un momento bellissimo, quello che raccontava prima, che lui arriva a casa di questo critico, che è un critico che se ti dice che sei bravo è chiaro che sei bravo, cioè Dostoevskij esce e dice: mi sa proprio che sono uno bravo. Adesso non so, secondo me non c'è più nessuno che potrebbe assolvere a questa funzione, no? Cioè è difficile che immaginare uno che ti dice che sei bravo e tu sei... cioè uno non solo che te lo può dire, ma adesso penso al mondo del teatro, prima c'era Franco Quadri che si diceva che eri bravo, facevi un sacco di repliche, adesso i critici che si dicono che sei bravo, fai un sacco di repliche, non ce ne sono più. Quindi anche questo aspetto qua, come la presenza anche di un movimento di critica forte può aver influenzato la possibilità di Dostoevskij di essere Dostoevskij. Non so se ho capito la seconda domanda, nel senso che non so se Bielinski non fosse stato, diciamo così,
dalla sua parte, se Dostoevskij sarebbe comunque diventato... Ah, a Bielinski piace moltissimo Povera gente, che è il primo romanzo di Dostoevskij. E subito dopo Dostoevskij gli fa leggere Il Sosia, che è il secondo romanzo, che viene pubblicato sempre nel 1846, e a Bielinski non piace tanto, e Il Sosia non va tanto bene. Subito dopo Dostoevskij scrive La padrona, che viene pubblicato nel 1847, e Bielinski scrive una critica dove dice che nella padrona non c'è una sola parola di verità, non c'è un solo, cioè lo rade al suolo, e c'ha ragione, viene da dire. E poi Dostoevskij nel 49, quando viene condannato a morte, cioè 3 anni dopo l'esordio, è un ex promessa della letteratura. Cioè dopo Povera gente è stato un disastro dopo l'altro. E lui tutte le volte scrive a suo fratello: sto scrivendo un romanzo fantastico, molto più bello di Povera gente. E tutte le volte, quando dopo il romanzo successivo, dice: no, quello lì non era bello, però questo è molto più bello di Povera gente. Ed è quindi senza Bielinski lui, però dopo, quando ritorna dai 10 anni di, e comincia a scrivere, e scrive Il villaggio di Stepanci con i suoi abitanti, Il giocatore, I fratelli Karamazov, L'idiota, I demoni, tutta questa fila di opere, una più, lì Bielinski non c'è mica, cioè lui non, e riparte da una condizione di handicap, cioè lui era stato condannato per 10 anni, no? Cioè, e quindi senza Bielinski lui ce la fa comunque, no? Bielinski è stato un'occasione, ecco, io credo che avrebbe comunque trovato un altro Bielinski, no? Come tutti quelli che cominciano, sia quelli il cui valore è un po' forse attestato. Cioè, parlare del valore delle opere letterarie è complicato, no? C'è tanta gente a cui Dostoevskij non piace, no? Per esempio Nabokov, che dice, semplicemente, secondo me Nabokov si sbaglia su Dostoevskij, no? Però magari uno può dire, no, Nabokov ha ragione, ti sbagli te, no? È complicato, però è incredibile se lui, vabbè, ci sono, incredibile è una parola che è un avverbio che torna molto dentro, sì, è un aggettivo che torna molto dentro questo libro, perché effettivamente è stata una vita incredibile, no? Se lui fosse morto nel 1849 nessuno di noi lo conoscerebbe, perché le cose che aveva scritto, il più bello era Povera gente, che è il meno bello dei grandi libri che scrive poi dopo, perché no? E per via della disperazione lui comincia a scrivere uno dei primi, no? Dopo Memorie sottosuolo scrive Delitto e castigo, che è forse il primo grande libro, no? Grande romanzo, e lui comincia a scriverlo in un albergo in Francia, dopo che ha perso tutto quello che aveva, non ha dato impegno, non ha i soldi per pagare l'albergo, ha dato impegno all'albergatore il suo orologio, e quando chiama l'albergatore per chiedere di fare, non gli risponde perché non ha pagato. Lì lui all'apice si è mangiato tutto quello che l'editore Stellowski, lui comincia a scrivere Delitto e castigo, cioè, e io credo che lui è capace di trarre dalla disperazione. Poi io credo che nel mio piccolo succede così anche a me, io mi sono messo a scrivere dei libri per disperazione, e poi dopo magari ci sono anche altre strade, non è detto che questa sia, però questa è la disperazione, io credo che sia una grande forza, ecco, soprattutto ai nostri tempi. Cioè noi non siamo per trovare un posto nel tempo, nel mondo, credo che la disperazione giochi un ruolo fondamentale, ecco. No, perché soprattutto per chi fa un mestiere di questo tipo, cioè pescare nel proprio, se sei contento, e infatti nel libro lo dico, lui, c'è un romanzo che Umiliati e offesi, e l'adolescente, in particolare non Umiliati e offesi, l'adolescente, lui lo scrive
nel periodo felice della sua vita, io non riesco mica a leggere. Sarò io che sono attratto dai drammi, però tra l'altro nell'adolescenza sono anche dei drammi, ma sono, si vede che non sono, secondo me, ecco. Quindi non so, credo che quella ragazza lì si sbagliasse, ma chissà se ho ragione io, se ha ragione lei. Però Nicola diceva anche una cosa che, di cui sono convintissimo, dice, se ho capito bene, Nicola, dice, ma lui ha avuto comunque un critico che l'ha buttato, ha rotto il silenzio. Sì. C'è un critico letterario che in questo momento può rompere il silenzio, magari qui da noi? No, la risposta è no. Lui lo sa più di me. La risposta è no, il che vuol dire semplicemente che l'istituto della critica in senso generale è molto in crisi, probabilmente ritroverà una sua nuova assetto, ma quello che colpisce anche di tutto del libro di Paolo è che i critici sono furibondamente presenti in questa avventura, e il bello è che tutta questa letterarietà, non so come, e non voglio fare un esercizio di intelligenza per divinare il senso, il significato di questa cosa, ma non so come dentro Sanguina Ancora succede un piccolo miracolo, che la vita, la scrittura, l'immaginazione, le persone, i colleghi di Dostoevskij, quelli che di allora, quelli che sono venuti dopo, tutti stanno assieme dentro un universo emotivo, ecco, quantomeno emotivo, dove non mai pensiamo a che esercizio di, per l'appunto, di critica stilistica. Qui siamo davanti, e per fortuna che c'è quel titolo meraviglioso che è come un cartello direzionale, siamo davanti a una percezione fortissima del dolore, il che non vuol dire che questo sia un libro doloroso, soltanto doloroso, ci sono delle cose dolorose, ma si mescolano e fanno assieme, producono una coralità, sì, una coralità che poi diventa però anche individualità e voce unica, ma producono una coralità che è quella della vita e non soltanto della letteratura. Io ci tengo a questa cosa qua, perché se io non riesco a cogliere anche nel più marcio dei letterati un elemento che mi riporti a me stesso e mi faccia abitare dentro nella sua vicina immaginazione, penso che siamo di fronte a un vero fallimento. Invece, qua io entro da una porta che potremmo chiamare addirittura privilegiata e non sento mai l'ombra del privilegio. Sì, è vero, è vero. E, sì. No, anche, cioè, sono passioni vere quelle che muovono, mi sembra, ecco. Per esempio è bellissima la relazione tra Turgenev e Dostoevskij, e non è una relazione letteraria, è una relazione di due che sono in competizione, e dove Dostoevskij non fa la figura migliore dei due, ancora, no? Mi viene da dire. E riguardo alla disperazione, mi viene in mente un'altra cosa. C'è io sono un po' di anni che faccio dei corsi, soprattutto qua a Bologna, e una volta un ragazzo che faceva un corso, che è un appassionato di cinema delle origini, no? del cinema degli anni, dei primi del Novecento, cinema muto, diceva che nel gergo del cinema delle origini il contrario del lieto fine è il finale alla russa,
Cioè, se una cosa va a finire male, ha un finale. E un po' è vero, ecco, anche se Dostoevskij è anche un grande comico. Cioè, ci sono. Non sono i suoi libri più celebri, ma Il giocatore è un grande libro. La figura della nonna nel giocatore è una figura straordinaria. Quando arriva in questa Roulettenburg e comincia a giocare. è davvero un colpo di scena riuscitissimo. E Il villaggio di Stepanchi con i suoi abitanti è un altro libro straordinario, no? Cui protagonista Fama Famic, che Leonardo Sciascia adorava, è uno dei personaggi più riusciti, insopportabile e molto comico, ecco, anche. Però nello stesso tempo questo è anche un libro dove molto si parla di morte, no? Come diceva Alberto, io ho sentito una cosa che mi è successa mentre scrivo questo libro, che è morta mia mamma il 21 settembre 2020. E io, che sono diventato orfano di babbo e di mamma, mio babbo era morto nel 99, ho sentito, in un certo senso, mi sono sentito autorizzato a parlarne, perché c'era quell'intimità di cui parla Rosa, e questa è diventata una parte di questo romanzo. E una cosa stranissima che è successa, che non mi è mai successa con nessun altro romanzo, è che io adesso devo trafficare un po' con questa cosa. Oggetto. Non ho capito? Cosa dici? Anche l'autora usa l'oggetto. Sì, certo. Allora, vai. Però non è video in diretta. Sì, grazie. No, perché è successa una cosa. Questo libro è uscito da un mese circa. E io una settimana fa stavo lavorando alla revisione di una traduzione di un'altra biografia di Dostoevskij, fatta da una appassionato russo, si chiama Pavel Fokin, che ha fatto una biografia di Dostoevskij che si intitola in russo Dostoevskij Bieskianza, che significa Dostoevskij senza orpelli. Siccome orpello in italiano è un orpello un po', noi, io l'hanno tradotta le mie studentesse del primo anno dell'università dove cioè, che sono quattro ragazze molto brave, che ormai sono tutte laureate, hanno alla fine, come primo lavoro, hanno tradotto insieme questo libro qua di 400 pagine e rileggevo una parte. E noi lo volevamo tradurre, lo volevamo intitolare Dostoevskij senza tante balle, che ci sembrava un bel titolo, insomma, che, e la casa editrice, che è la UTET, ha eccepito che forse... e si intitolerà Un certo Dostoevskij, che ci sembra un bel titolo, anche come il fo, ecco, non so. E c'è una parte che io avevo già letto, ma, e ho pensato, ma guarda, questo sarebbe proprio un bel nuovo finale, oltre il libro finisce con la morte di Dostoevskij, no? Dostoevskij muore nel gennaio del 1821 a San Pietroburgo, e c'è un finale che è già bello per conto, però questa roba in più, e ho provato a scrivere un breve paragrafo di poche righe e l'ho mandato a Alberto e Alessandro, gli ho detto mi piacerebbe, se mai ristamperemo, no? Aggiungere questo paragrafo qua. Loro l'hanno approvato, gli è piaciuto, no? E Alessandra l'ha mandato ai tecnici, che hanno verificato che ci sta, non bisogna reimpaginare, cioè è possibile, e il giorno dopo, cioè ieri, è arrivata la notizia che ristampava. e quindi nelle nuove edizioni ci sarà questo paragrafino in più, che leggerei adesso se siete in diretta dal mio profilo Instagram. Dopo fai anche un falli vedere anche loro. Che è un regista d'eccezione. E quindi il nuovo finale è qui. Chi compra il libro oggi, io ne ho stampati un po', ve lo metto, ve lo infilano dentro il libro, e si intitola Un amico, e dice così: racconta la figlia di Dostoevskij, Lyubov,
che alla veglia funebre di suo padre, quando è arrivato un inviato della corte a informare sua mamma Anna Grigorievna che a nome di Alessandro II le era stata assegnata una pensione statale e che era stato deciso di educare i suoi figli a spese dello Stato, lei, Anna Grigorievna, si è alzata tutta contenta per dare la bella notizia a suo marito, che era morto. In quel momento, ha detto Anna Grigorievna, mi sono resa conto per la prima volta che da quel momento in poi avrei dovuto vivere da sola e che non avevo più un amico con cui poter condividere la gioia e il dolore. Ecco, il libro finisce così. E io, a me è venuto da pensare che quando, insomma, è un po' ridicola la condizione di orfano a 57 anni, no? Cioè non puoi, eppure è vero, cioè lo sei. E io la cosa, io tante volte in questi mesi, quando mi succedeva una cosa bella, no? Pensavo, lo dico a mia mamma, adesso chiamo mia mamma, e quella cosa lì, cioè la vita di Dostoevskij è stratosferica, però ha fatto una vita come la nostra, proprio come la nostra, sia nelle cose. Sì. Non avevo mai parlato in pubblico di questa cosa, ci è voluto Alberto. Quel paragrafo è veramente eccezionale, posto opportunamente là dove doveva essere posto. E tante volte uno dice, di solito gli editori quando arriva queste robe qua muoiono, ce ne sono tanti stesi nei corridoi, no? Dicono, oh Madonna! In questo caso, che la mia prima reazione è: che cosa possiamo fare per questo paragrafo? E allora la prima cosa da fare è andare a vedere se c'è lo spazio. E io non sono stato neanche tanto a calcolare, ma ho detto: secondo me ci sta. E mentre dicevo ci sta, quel ci sta diventava, acquisiva un significato molto molto più grande, e quindi che ci sia Anna Grigorievna a salutarci col suo vuoto, con quella parola amico, amico, che dice di suo marito, è fantastica. Io lascerei magari la possibilità di, se qualcuno osasse formulare una domandina. Forza. Non è difficile. Aiutiamo Nicola. Comincia tu. Faccio una domanda io qua. Sì, no, ci mancherebbe. È una domanda stupida, per questo mi piace molto, ma io me la sono chiesta durante tutta la lettura del libro, perché tu a un certo punto, ma io lo sapevo, dici che questo libro l'hai scritto durante il Covid. E questo libro parla molto delle condizioni in cui le persone scrivono le cose. E quindi per tutto il tempo mi sono domandato che relazione aveva la gestazione di questa cosa durante questo periodo così incredibile, per usare una parola cara a questo libro e la scrittura di questo libro. No, cioè, l'idea del libro viene da, è precedente. Io mi sono trovato a doverlo scrivere durante la pandemia e ne ho parlato perché mi sembrava, no? Nel romanzo si alternano delle
prevalente è la vita di Fyodor Mikhailovich Dostoevskij, no? Però ogni tanto c'è anche la condizione appunto di me che scrivo. Non so com'era esattamente la domanda. Cosa? Come il fatto che c'era una pandemia fuori a te che dentro, che sì. Questa cosa si è incisa in qualche modo o se non c'è entrata per niente? Ma è inciso per forza, però io mi ricordo, però non è stata fondamentale. Cioè la cosa, per esempio, io la cosa che mi ricordo è mi ricordo perfettamente un pomeriggio che ero lì a rileggere L'Idiota e ho pensato, e l'ho anche scritto, se mi avessero detto 20 anni fa che io per lavoro avrei dovuto rileggere L'Idiota, avrei fatto dei salti alti così, cioè è proprio l'idea di un... Però io perché non ho... Cioè io ho cominciato a immaginare questo libro appunto 3 anni fa. E l'ho immaginato, però non c'entra niente con Covid, quello che direi. Cioè io ho scritto, uno dei personaggi che c'è dentro il romanzo è uno scrittore italiano contemporaneo, si chiama Antonio Pennacchi, che a un certo punto, che è una persona che a me piace molto, oltre ad essere un grande scrittore, secondo me. A un certo punto io sono nella mia cucina di Casalecchio di Reno, sono al telefono, mi dice, lui risponde, dice: sono Antonio Pennacchi, volevo dirti che sei proprio bravo, non ci eravamo mai visti né conosciuti, ed è stato... E dopo ci siamo conosciuti e lui dopo ha cominciato a dirmi che io dovevo fare delle cose più grandi, no? E io lì non capivo perché mi sembrava di fare delle cose grandi, tra l'altro gli piacevano anche a lui, quindi in che senso Antonio è più grande? Devi fare delle cose un po' più grandi. E dopo poi, quando io ho capito che il 2021, io ho anche un brutto rapporto con i centenari, con i bicentenari, con le celebrazioni, con gli anniversari, sì, non mi piacciono. Perché dobbiamo parlare di Dostoevskij solo quando sono 200 anni dalla... Però qui non è che dobbiamo, però era un'occasione. E quando ho capito che c'era quell'occasione lì, mi sono detto, ecco, forse questa è la roba più grande che Pennacchi. E c'è voluto un po' di coraggio, però... E quella roba lì io poi l'avrei scritta indipendentemente dal Covid, anche se mi mettevano in prigione, ecco, secondo me. Perché una volta partita, poi dopo è stata, ero lì, ero per strada. Secondo me la passeggiata che abbiamo fatto io e Alberto per le strade di Mosca, io e lui e basta, di notte, lì era partito, non si poteva, cioè lì era partito il libro, no? Il libro è partito già per quando io, nel libro ringrazio anche Carlo Carabba, che è la persona della Mondadori che l'ha comprato, no? Quando ci siamo incontrati per parlare per la prima volta di questo romanzo, lì già cominciava, cioè era una cosa, e io ogni tanto lo dico alle persone con cui parlo, che io a presentare questo libro è una cosa che mi sembra... Si usa quell'espressione, un invito a nozze, no? Come se andare a nozze fosse una cosa piacevole. A me andare in matrimonio è la cosa che mi... una delle cose più faticose della mia esperienza adulta, ecco. Questo è meglio di un invito a nozze. Per me presentare questo, io mi diverto, cioè non so, è la mia roba, non so come dirlo in un altro modo. Questa qua è roba mia, ecco, è roba mia. E è come... Io sono poi da solo, e loro sono tutti. Non è solo roba mia, no? Però è una roba che io mi ricordo un altro libro che abbiamo fatto insieme a Alberto, che è un libro sui morti di Reggio Emilia, il 7 luglio del 1960, in una delle piazze centrali di Reggio Emilia, che si chiamava Piazza dei Teatri, adesso si chiama Piazza dei Martiri, hanno ucciso 5 persone che stavano per fare shop. Gli hanno sparato
non si sa bene se i poliziotti o i carabinieri, no? E quando io ho detto a Alberto che avrei voluto fare quel libro lì, che era un libro completamente diverso da quelli che avevo fatto prima, lui mi ha chiesto ma come mai, e io a me non mi ero preparato la risposta, mi è venuto a dire perché mi commuove. Ecco, qui non me l'hai chiesto, ma la risposta è la stessa. Cioè, io la vita di Dostoevskij e le opere di Dostoevskij e l'effetto che fa Dostoevskij continuamente su di noi è una cosa che mi commuove, è il mistero della letteratura, e che è una cosa inspiegabile, no? Incredibile anche quella, che si rinnova tutti i giorni. Allora, siamo stati felici di avere Paolo Nori stasera in questo posto meraviglioso. Ringraziamo tutti e noi tre l'ospitalità magnifica, Romano Montroni e tutta l'organizzazione della Sala Borsa, che in cui da qui fino almeno domani mattina all'alba ci sarà un fantasma che aleggia, e non dico neanche come si chiama. Buonasera. Chi volesse farsi firmare... Dove facciamo? Qui. Qua, ok.